Sarda! È notte, dobbiamo sopravvivere per ben 10 giorni. Qua in questa notte oscura dobbiamo stare attenti, cioè nel senso almeno per 10 notti, cioè 10 notti di fila, ragazzi, dobbiamo stare attentissimi. Cioè praticamente, se vi piacerà ovviamente farò anche la parte dei 100, delle 100 notti vissute durante la notte, appunto. Ma cosa stai dicendo? Non sono deficiente, non ne so di adesso però andiamo a sopravvivere, perché ragazzi adesso spawneranno un sacco di mostri cattivi che cercheranno di ucciderci. Porca puzzarda, dobbiamo stare super attenti. E io oggi in questo video sono ovviamente da solo, cioè ovviamente non era ovvio affatto, però sono da solo perché è un video più capito, più pauroso. Quello è un modo di dire, capito? Vuol dire pauroso. Guardate che lì già ci sono i mostri ciattoli cattivi che cercano di ucciderci. Dobbiamo stare super attenti. Oh, porca puzzarda. Oh, mi sta per venire l'iperventilazione, il super babri. Cioè che praticamente sarebbe una paurosissima reazione alla paura. Ok, devo prendere un po' di pietra. Dobbiamo andare a prendere un po' di pietra, perché questa è la prima notte solo. Dobbiamo sopravvivere un attimo. Oh, porca puzza, eccoci. Però già se moriamo subito dalla prima notte non va bene. Dobbiamo andare subito a farci una grotta, un qualcosa di questo tipo, cercando di schivare tutti i mostri più cattivi che possano esistere sulla faccia della terra. Ovviamente io farò dei tagli e metterò anche tipo la quinta notte, eccetera. Cioè nel senso, insomma, farò dei tagli. Non è che vedrete tutte le 10 notti, sennò verrebbe un'ora, cioè insomma un'ora di video, appunto. Ragazzi, adesso dobbiamo andare fuori a prendere il cibo più scuro. Cioè no, il cibo buono, però dobbiamo prendere non il cibo scuro. Ma dobbiamo stare attenti agli scheletri, agli endermen e a tutto quanto. E in tutto ciò non dobbiamo dimenticarci dove si trova la casa, ma dobbiamo ricordarci, appunto. Ah! Ci sono già i ragni schifosi, i creeper, le cose, pieno di... Ok, là c'è un pollo. Posso prendere il signor polletto? Vieni qua, signor pollo. Mi raccomando, è importante, dobbiamo stare attenti. Oh mio Dio, è pieno di gente qua, è letteralmente pieno. Come cavolo faremo? Dobbiamo stare super attenti, anche perché qua guardate quanti zombie ci sono. Ok che io sono un pro su Minecraft modestamente, però... Oh, porca puzzarda! No, stiamo attenti. No, dobbiamo sconfiggere tutta questa gentaglia schifosa. Forza, via! Ah! No, no, sto per morire, sto per morire. Aiuto, aiuto, signor maialino. Ciao, 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 ciao. La notte 2 l'ho skippata perché era... Non volevo far vedere una cosa tipo mentre scavavo in miniera. Anche perché ho preso un po' di ferro, della pietra e c'è anche un po' di legno, sono uscito fuori. Ho preso un po' di cose. E però qua... Allora, la notte 3 sta per iniziare e dobbiamo stare super attenti. E soprattutto adesso dobbiamo anche andarci a craftare un'armatura in ferro, perché non possiamo nella maniera più assoluta cercare di stare tutto il tempo qua dentro. È illegale, cioè è proprio una cosa che non si deve fare, contro le regole di Dunis, di questa modalità molto bella che si è inventata con l'ausilio di boh, non lo so con chi, però insomma è importante cercare di capire come funzionano queste cose, no? Dopotutto, ragazzi, tutti noi cerchiamo di capire come funzionano le cose. Ma che cosa sto dicendo? Porca puzzarda, sono fuori di capoccia. Per non dire qualcos'altro. Allora mi faccio la spadina, mi faccio le cosine. Ok, perfetto. Poi dopo mi faccio pure l'ascia, che è importante pure per fare il ferro. Perfetto, perfetto, ok. Adesso però, cioè per fare il ferro, certo, come no, sì, per fare il ferro. No, volevo dire per fare, insomma avete capito, no? Per prendere gli alberi. Per cosa serve la spada? Cioè l'ascia. Ma cosa stai dicendo? Sto completamente impazzendo. Allora adesso però dobbiamo combattere contro gli scheletri e le cose, perché abbiamo l'armatura. Non possiamo stare, non posso nemmeno deludervi. Oh, porca puzzarda, ma questi qua sono fuori di testa. Mannaggia, mannaggia. Ok, perfetto, l'ascia è super forte. Dovete sapere che ha 9 di attacco. Ah! Dobbiamo stare attenti a non far esplodere i creeper. Ma no! Niente. Come non detto, invece sono esplosi. Uffa, no, vieni qua che devo usare pure la spada, perché sai com'è. Ok, perfetto. Bisogna anche usare la spada a volte. Ok, dobbiamo cercare di sopravvivere per tutta questa notte. E ancora ci mancano altre 2 notti oltre a questa, quindi la 4 e la 5. E speriamo che almeno un creeper non ci esploda. No, aspetta. Ma erano 10 notti, giusto? Sì, allora dobbiamo sopravvivere ancora per un sacco di notti. Oh, porca puzzarda. Vabbè, vedremo un attimo cosa riusciremo a fare per le prossime notti. Però intanto questa notte la dobbiamo passare tutta quanta fuori. Porca puzzarda, aiuto. Ok. Mannaggia, questi ragni schifosi, morite tutti qua. Ah, due scheletri stanno combattendo perché sono deficienti. Ah, stupidi, esatto. Combattete, così almeno vincete di più, stupidi ignoranti. Ma quanto li odio io gli scheletri, vero? Hai parlato? Oh, però posso... No, non vale però skippare la notte. Non vale assolutamente, una cosa assolutamente da non fare.
Porca puzzarda, dobbiamo stare super attenti. Ah, muori tu, schifoso. Cerchiamo di combattere contro un Enderman, che magari, magari lui è buono. Cioè, nel senso, magari lui ci fa fuori una volta per tutte. Magari perdo la sfida. Dove... Signor Enderman! Signor Enderman! Cerchiamo di chiamarlo, magari. Eccolo qua, perché l'avevo visto io prima. Adesso lo picchio. Vediamo se lo picchio. Ok, lo picchio. E niente, non devo farlo, non devo farlo. Però qua nell'acqua non... No, è pieno. Ho fatto una cavolata grande. Perché qua non c'è solo l'Enderman, qua ci sono tutti i mostri del caso. Oh, porca miseria. Vai, allora, te ne devi andare via tu, signor Capperino. Me ne vado, ciao, addio, ciao, addio, ciao, in casa, via. Oh mio Dio, stavo per morire completamente, ragazzi, avete visto? Ma come faremo a sopravvivere le altre notti? Poi cosa faccio durante le altre notti? Cioè, nel senso... Ah, ma chi è stato? Se, mi sa che si è arrabbiato di nuovo il signor Enderman. Signor Enderman, come si osa fare tutto questo? Sta disturbando il vicinato, lo sa? Stupido, ignorante di un Enderman cattivo, muori. No... Come ti permetti? Mi sta uccidendo qualcuno. Via, via. Oddio, c'era il ragno fuori. Aiuto! Ah! Dobbiamo stare attenti. Ma chi è che sta urlando adesso? Il signor Enderman, che si era arrabbiato, giustamente. Dobbiamo dargli anche a lui le giuste... insomma, le giuste attenzioni, no? Perché sennò poi dopo il signor Enderman si arrabbia. E dopo tutto è risaputo che gli Enderman... Ah! Sono molto egocentrici, però appunto noi non dobbiamo permetterci di stare fuori. Ok? Cioè, di stare dentro perlomeno. Scherzavo, di stare dentro non dobbiamo stare dentro. Assolutamente, dobbiamo stare fuori. Perché fuori si capisce chi è il vero valoroso prode avventuriero che si merita la medaglia delle 10 notti vissute su Minecraft. Difficoltà normale in realtà. Però, insomma, solo io me lo posso meritare. Non è vero. Non è vero mai nella vita. Magari qualche altro youtuber se lo potrà meritare. Nel caso fate anche voi, altri youtuber, la sfida. Vediamo se mi riuscite a superare, cosa è improbabile, ovviamente. Scherzo, dai, non... Tanto io faccio schifo a giocare a Minecraft. Quindi, insomma, chiunque può superarmi. Non è così difficile. Però, insomma, poi voglio vedervi con le 100 notti. Lì diventa complicato, insomma. Anzi, ragazzi, andate voi dal vostro youtuber preferito e ditegli di fare questa modalità delle 10 notti. Oh, porca puzzarda, dobbiamo andare su... Ma quanto manca alla fine della notte? Stupida luna, scendi più veloce. Ok, ho scavato un sacchissimo e ho preso anche questo piccone in diamante. Cioè, in realtà l'ho fatto. E anche, magari, anzi, possiamo craftarci addirittura la spada in diamante, che ora lo faccio. O magari l'ascia in diamante. Sapete cosa? Preferisco l'ascia. Ultimamente è meglio l'ascia. Poi queste notti in realtà le ho passate un sacco a fare niente praticamente. So che è un po' illegale, però insomma, stando tutto il tempo fuori la notte, cioè, cos'è che si poteva fare? Io non potevo mica prendermi tipo i diamanti sopra qua in superficie. Cioè, era un po' impossibile prendersi tutti i diamanti. Però invece magari ora forse riusciremo a sopravvivere per tutta la notte, chi lo sa. Adesso con i signori qua presenti, magari i signori mob qua presenti, forse vorranno appunto dimostrarci la loro forza indiscutibile, eh? Magari forse potremo fare qualche cosa. Non esplodere mica, sai. Sennò poi dopo Dunis deve innervosirsi con tutti. Cioè, non con tutti, solo con te in realtà. Mannaggia a te, la tua esplosione inutile. Anzi, per questa volta direi di abbandonare la casa. Tanto è l'ultima notte, quindi, nel senso, abbiamo finito questa, abbiamo finito tutte, credo. Non lo so, la 9 o la 10. Vabbè, sentite, ormai è passato talmente tanto tempo, cioè talmente tante notti, che in realtà non mi ricordo più niente. Cioè, non so se è tipo ho finito oppure non ho finito. Cioè, credo di sì comunque. Cioè, poi magari mi sono confuso a contare, non lo so, vabbè. Senti, fatto sta che è passato un sacco di tempo, questo ne sono abbastanza certo. Signori Slenderman, certo, ma cioè, adesso sono diventati Slenderman, come no? Sì, certo. Stupidi Slenderman, Endermenoni. Schifosi, puzzoni. No, scusa, non ti ho visto. Ah, aiuto. Mi vogliono uccidere, mi vogliono far fuori. Ma noi non dobbiamo demordere. Proprio così, non dobbiamo demordere. Esatto, non dobbiamo demordere. Perché poi ci sono pure i drowned. Vabbè, ma che caspita sono? Cioè, nel senso, a sto punto me ne vado, ciao, addio, ciao. Se no qua perdiamo pure la sfida. E no buono, se perdiamo la sfida no buono, ragazzi, ricordatevi. Cosa stanno facendo là? Niente, assolutamente niente. Allora dobbiamo immediatamente andare a distruggerli, perché noi siamo pro di valorosi avventurieri, capaci di distruggere tutti qua. Ma poi c'è il tizio col tridente. Cioè, guardate che il tridente è super raro. Invece dobbiamo... No, state scherzando. No, qua è no, diventa un po' di complicata la situazione da gestire, ragazzi. È una situazione un po' complicata qua. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo cercare di sopravvivere, mannaggia.
a tutti questi stizi che continuano a fare cose. Ma poi come fa? No, 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 no. C'è il tizio che mi lancia i tridenti, aiuto. No, mannaggia. Ah, scappiamo. No, 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 ritirata, ritira dietro front. Non è possibile minimamente. Dobbiamo cercare di sopravvivere, ho detto, mica di suicidarci. Dobbiamo essere super, capito, super pro. Dobbiamo pensarla nel modo giusto. Dobbiamo valutare tutte le cose, ok? Come funziona, come non funziona. Dopotutto non siamo mica psicopatici. Noi abbiamo paura, a differenza di alcuni. Ah! Nel senso, è buono aver paura, perché la paura ti fa sopravvivere. La paura aiuta, almeno qua in queste situazioni. Poi dopo non parliamo di altre paure. Poi non sono un medico. Comunque, guardate qua, ce n'è, porca puzzarda. Qua ci sono pure gli scheletri che vogliono farci fuori. Aiuto! Ah! Mannaggia, pure gli... Ah, no, no, raga, è un po'... Cioè, che caspita, dai, supereroe! Mannaggia! Cioè, questi qui Reaper mi vogliono, anche gli scheletri vogliono tutti qua. Cioè, nel senso, chissà cosa vogliono poi, peraltro, vogliono un sacco di cose, mi sa. Ok, devo dirvi la verità, in realtà mi sono coricato per gli ultimi minuti in casa, ma perché stavo per morire, se no, poi dopo avrei perso la sfida, letteralmente, non sto scherzando. Dopotutto, mica sono... non lo so, Dio su Minecraft, cioè, non sono, per ora almeno, non... Poi magari possiamo anche fare una di queste serie, chi lo sa, magari il nuovo Dio su Minecraft, ma cosa... Ma che... Cioè, nel senso, non mi interessa nemmeno fare il Dio. E comunque... Niente, abbiamo vinto ragazzi, è giorno, guardate il sole, vai via tu puzzone, a parte che ora mi puoi uccidere, tanto ho vinto, proprio così, ho vinto, mamma mia che bello, è stato bellissimo fare questa sfida magica e spero assolutamente di poterne fare altre, quindi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare like, attivare la campanellina delle notifiche, perché è molto importante questa qua, ho visto che non ce l'ha quasi nessuna attiva, è importante invece, è importante anche che vi iscriviate, perché ho visto che la maggior parte delle persone che mi segue ovviamente non è iscritta al mio canale, quindi iscrivetevi dato che porto bei contenuti, almeno lo spero per voi, cioè per me, lo spero comunque, in generale lo spero, e noi commentate con un emoji qualsiasi, tipo l'occhio di ragno mettete, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!